sia nel programma di Lorenzoni, sia quello di Giordani e comunque del PD, non c'è traccia di nessun tipo di tram, ma di mobilità moderna, qualcosa del genere. Non c'è traccia di tram e sono stati presi in giro i cittadini che hanno votato, perché adesso si ritrovano un progetto del 2003 che comunque era stato accantonato nel 2014, proprio perché non. Perché è un progetto vecchio comunque. È un fiume in piena, la portavoce del comitato No Rotaie rivolta a Barozzo. L'incontro col vice sindaco Lorenzoni ha portato solo alla conferma che il comune va avanti per la sua strada, ma le perplessità e le obiezioni sono parecchie anche dalle associazioni di categoria. Persino l'ASCOM, che non è contraria al tram, ha posto il veto su via Facciolati, proponendo l'alternativa del parco Iris. Ma l'unica certezza sul percorso del tram è che è al momento un percorso ad ostacoli, tra i dubbi e le paure di commercianti e cittadini. In alcuni casi se ne potrà discutere, in altri no. Tutte le nostre proposte e iniziative volte a portare la scelta di un mezzo elettrico, volendo anche una filovia, ma non a rotaia, purtroppo è caduta nel vuoto per il semplice fatto che ci sarà la rotaia col vecchio mezzo, il vecchio progetto del 2003 e non si discute. Non ci sarà nessun tipo di svolta, ci dobbiamo adeguare, testuali parole di Lorenzoni.